cosa fate voi oggi qui? Noi abbiamo libri e dipinti. Tutti i tuoi? Li hai fatti tutti te, sia i dipinti? No, i dipinti, questi sono di Monica. Quelli sono i suoi, perfetto. Invece i tuoi dove sono? Sul cavalletto. Sul cavalletto, li andiamo a vedere, vado avanti intanto col filmato. Voi cosa state facendo invece? Cosa esponete? Le creative, noi creiamo gli alberi di Natale addirittura. Ah, questi come li avete fatti? A mano. Tutti a mano? Con sì. La stoffa, perfetto. Ci vediamo. La calzetta e noi. E voi avete fatto gli alberi, bene, salve. Salve, buongiorno. Lei cosa espone invece? Sì. Le calamite, le sabonette, tutte naturali, abbiamo i ciondoli, sono questi qui, gli acapesi e poi gli deodoranti e quello di cacao. Va bene, speriamo vengano tanti a comprare. Grazie. Arrivederci. Grazie, altrettanto. Ciao. Ecco il presidente del CIV di Molassana. Com'è la situazione? Per il momento c'è poca gente, speriamo che grazie a sta diretta vengano un po' di più. Speriamo. Com'è il programma di oggi? Ce lo puoi dire? Dovrebbero arrivare in pigiamanza e poi la Pam sta preparando cioccolate, vin brulé. La pista di pattinaggio su ghiaccio hanno aderito un parecchio per il momento, quest'anno è ancora una prova forse rispetto. Questa è una prova. Ecco, speriamo che. Questa è una prova. Perfetto. È un po' freddo però si sta bene abbastanza, basta coprirsi un po'. Io vedo dall'altra parte sulla strada nuova che gli autobus sono stati dirottati finalmente per riuscire a realizzare questa mostra, diciamo, questa fiera, come la si può chiamare questa? È una prova di fiera. Prova di fiera, Molassana, con la strada. Grazie finalmente all'Unione col CIV Gottardino, perché comunque questo pezzetto qua praticamente non ce l'avrebbero mai fatto chiudere senza di loro. Bene, allora ringraziamo anche il CIV, certo. Anche lì c'è un po' di... Sì, anche lì. Loro hanno la fiera. Quindi praticamente si può percorrere da qui fino a San Gottardo, sì. E c'è anche un trenino, mi hanno detto, che porta i due quartieri e parte da San Gottardo, va su, va in via Gerzi, torna indietro, fa la fermata qua dal Largo Boccardo. È gratuito, gratuito, quindi la gente ne può approfittare, certo. Vedere un po' i banchetti di tutte e due, certo. I CIV. Va bene, ora proseguo ancora un po', poi chiudo la diretta. Grazie a te, ciao. Ma sarà buono, è meraviglioso. Grazie.
Cosa fa la PAM per questa festa? Cosa ha preparato per questa giornata? Quello che era possibile per noi. Cioè? Col posto, di brulè, cioccolata calda, sì. Fette di panettone, sì. No? Di brulè fatto da noi, naturalmente, molto buono. Ma fate pagare? No, no, no. Un'offerta libera o colazione, quello che uno vuole. Oppure se uno non ha la possibilità o non vuole, pazienza, l'offerta viene devoluta per il mantenimento della pubblica assistenza. Parte la diretta, mettiti lì. No, l'ho già messi io i soldi per la cioccolata. E rimettili. Guarda un po', la do io per Mirella. Bene, 3 euro, basta! Che signore! Ma no, scusa, a gratis no! Scusa, posso prendere la cioccolata a casa? Oh, grazie allora! Vuoi anche un po' di fuori? Ti lobo così e basta, avanza! Ti dicono che ti lobano, è 2 ore che le versano, ma detto grazie! Ma scusa, viene la gente sbagliata! Grazie! Ragazzi, vi voglio bene, Mirella ti voglio bene! Grazie! Sono aperto fino alle 6. Siamo sempre a Molassana, da un banchetto di artigiani, penso. Creativa. Cosa fate voi di bello? Hobby artigianale. Cioè, sì. Ci può descrivere qualcosa, certo, di hobby? Io amo il riciclo e quindi tutto quello che trovo che non serve più lo ritrasformo in qualcos'altro. Ci facciamo una bella casa in campagna, facciamo lampade con il legno, un hobby. Ma lo fate come passione, e se riuscite anche a realizzare qualcosa, meglio, giusto? Il passatempo si fa questo. Con legno e con oggetti riciclati? Riciclati. Perfetto. Ora vi saluto e speriamo che venga tanta gente. Tanti auguri a tutti. Grazie. Andiamo dal banchetto della cioccolata, della PAM. Devi dirlo a quelli della pubblica assistenza che ve lo dico. Tanto qui ci sono altri amici, siamo in diretta su Facebook perché cerchiamo un po' di incentivare la gente a venire, perché è un peccato vedere organizzare delle belle iniziative in zona e poi c'è poca affluenza di cittadinanza. Ora vediamo un attimo la pista di ghiaccio e poi basta, chiudiamo. Ecco, la pista di ghiaccio che è stata costruita e realizzata dalla Basco per questi giorni. Come si vede è aperta per adulti e bambini in questi giorni, e provare l'esperienza per chi non l'ha ancora provata di un po' di pattinaggio su ghiaccio. Potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno e senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te senza pensare a niente, senza pensare sempre quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stato mio. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente,
Sul divano, per la